domani il ministro dell'interno è a Napoli. Sì. Viene dopo comunque aver detto che mandava 150-160 agenti qua a Napoli, però al momento non c'è nulla ancora. Vediamo, domani faremo una valutazione sul comitato. Il ministro, domani c'è il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la presenza del ministro. Il ministro ha mantenuto l'impegno, di ritornare a Napoli dopo un mese, questo è un segnale sicuramente positivo. Domani si farà il punto di ciò che è stato fatto in questi 30 giorni e quindi domani trarremo le conseguenze. Noi gli impegni che ci eravamo presi li stiamo mantenendo, anzi forse stiamo facendo ancora di più rispetto agli impegni presi. Il lavoro di cooperazione istituzionale alla nostra città è di altissimo livello, ci auguriamo più che altro che domani il ministro, ci appunto porti anche degli elementi di concretezza e di positività. Se sarà così non potremmo che prenderne atto, quindi con voi ci aggiorniamo sicuramente domani a dopo il comitato. Sindaco, i parroci della zona est di Napoli hanno scritto a Salvini, Sì. quindi domani viene e li incontrerà. Perfetto. Anche a me hanno scritto, li incontrerò anche io Io, chiaramente come diciamo, sempre. chiaramente lì c'è un problema di ordine pubblico molto serio, Sì, io non lo sottovaluto, però quella è sicuramente. anche un'area, diciamo, che siamo arrivati a questo perché è un'area fortemente inquinata ed industrializzata. Cioè, io non vorrei che adesso tutta la discussione si schiacciasse solo sull'ordine pubblico, quando invece c'è un tema sulle aree della città, sulle nuove urbanizzazioni. Diciamo, la discussione domani, diciamo, si amplierà un po' su questi territori, oppure... Domani credo che condivido moltissimo il suo ragionamento ed è il nostro ragionamento. Tanto è vero che noi quando parliamo con le componenti del governo parliamo di tutto. E per esempio ho visto l'altro giorno la ministra Lezzi col quale stiamo parlando tanto di Bagnoli quanto, non tanto nell'incontro di ieri, ma nell'incontro dell'altra volta e nell'incontro che avremo tra qualche giorno di Napoli Est. Quindi quando noi parliamo col governo parliamo di delocalizzazione dei depositi petroliferi, parliamo di porto, parliamo di riqualificazione, di PUA, di rigenerazione urbana, di infrastrutture. Sapete benissimo, la nostra concezione dell'ordine pubblico non è solo in un'ottica di controllo del territorio e di repressione. Domani immagino che col Ministro dell'Interno invece ci sia il tema del rafforzamento degli organici, delle forze di polizia, il tema della videosorveglianza, il tema degli sgomberi, degli alloggi occupati dalla criminalità organizzata, che quello è il tema serio se vogliamo parlare di sgomberi e non parlare di altro e metterlo in caciara oppure in strumentalizzazioni politiche. Per noi il discorso è sempre ampio e anche quando parliamo col Ministro dell'Interno queste cose noi le diciamo sempre e quindi ha un senso parlare di rigenerazione urbana, di riqualificazione e di ripresa dei territori, soprattutto le periferie, se si fa un ragionamento generale. Noi sull'area orientale sapete che lo stiamo facendo ed è il motivo per cui, così come faccio sempre, ho fatto per tutti i territori, hanno scritto anche a me nei prossimi giorni in programma anche un mio incontro con tutti i parroci dell'area orientale che correttamente hanno chiesto un incontro alle istituzioni, a cominciare dal governo e poi il sindaco.